La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragione d'essere. Sono passati decenni, queste parole risuonavano negli anni 60-70, da quella moderna Trieste che diede a Franco Basaglia la possibilità di sperimentare le sue teorie e di fatto iniziare quel processo che nel 1978, con la legge 180, pose fine, o quasi, all'esistenza dei manicomi. Diciamo quasi perché in alcune zone i manicomi purtroppo continuarono ad esistere. È emblematica la situazione di Udine, 70 km solo da Trieste, che fino agli anni 90 aveva in funzione un manicomio situato nei pressi della città. Oggi Udine, chiusa la triste esperienza, è uno dei centri di maggiore eccellenza per la cura delle malattie psichiatriche, con notevoli sforzi per legare tutte le realtà territoriali volte al recupero di questi disagi. Ho lavorato a Trieste con Franco Basaglia dal 1972, poi lui è morto nel 1980, e ho continuato a lavorare a Trieste fino al 95. Quindi ho partecipato alla straordinaria esperienza del lavoro con Franco Basaglia, del superamento del manicomio e del superamento delle logiche che sostenevano il manicomio. Cambiamento che è avvenuto non attraverso le parole, ma attraverso il lavoro pratico, quotidiano, per sperimentare e poi per dimostrare che si poteva vivere senza manicomio. Poi nel 95 mi è stato chiesto di venire a Udine, perché a Udine c'era, per ragioni diverse che non sono così analizzabili semplicemente, c'era ancora un manicomio con 400 persone e dei servizi territoriali piuttosto deboli. Quindi, a fronte di alcune difficoltà nel superamento di questa situazione, essendo nella stessa regione, essendo già Trieste centro collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi era abbastanza incomprensibile che nella stessa regione ci fossero due realtà così opposte, mi è stato chiesto di venire qui a Udine per affrontare e possibilmente sciogliere il nodo del manicomio e dell'organizzazione di nuovi servizi territoriali di salute mentale. Noi ci siamo interrogati molto, poi devo dire in particolare io, che sono venuto da Trieste, quindi dopo 24 anni, quindi in una realtà che si era sviluppata, consolidata sia a livello dell'organizzazione che delle istituzioni che anche del sentire comune della gente, mi sono trovato in una realtà che era radicalmente diversa, in cui io non potevo applicare direttamente o riprodurre la situazione di Trieste, sarebbe stato anche concettualmente sbagliato. Quindi ho dovuto chiedermi, e ci chiedevamo noi qui, che cosa c'è oggi, che cosa c'era allora e ce lo chiediamo ancora oggi, che cosa c'è di, c'è qualcosa di vitale ancora, utile per noi nel 2012 del pensiero di Franco Basaglia, oppure è soltanto un retaggio storico del passato? La risposta che noi, ma non soltanto noi, diciamo che abbiamo lavorato con lui, ma ad esempio confrontandoci con i giovani, con nuove generazioni su alcuni temi, su alcuni spunti di riflessione di Franco Basaglia, non possiamo se non dire che ci sono degli elementi che sono di grandissima attualità, che sono ancora molto fecondi, e anzi potremmo dire che aveva una capacità di vedere nel futuro alcuni cambiamenti della società e quindi delle modalità di espressione della sofferenza umana, no? E quindi anche dei modi di affrontarla. Il Friuli Venezia Giulia ha una popolazione di ultra diciottenni, diciamo, quindi di popolazione considerata adulta, di 1.045.000 abitanti. Le persone che mediamente sono in carico ai servizi di salute mentale nell'anno sono circa 20.000. E ci sono circa 5.000 persone che ogni anno si rivolgono ai servizi di salute mentale.
Quindi sono numeri che hanno una certa consistenza, poi ci sono diciamo, la quota prevalente per disturbi più gravi, no? Però non soltanto per disturbi gravi, ci sono poi varie anche altre forme meno importanti, ma che comunque implicano una sofferenza, e a seconda anche dei luoghi, delle storie dei singoli luoghi, quindi dei singoli servizi, e quello che noi notiamo è che ci può essere anche una più facile accessibilità al servizio da parte della popolazione, anche per problemi che non sono gravissimi. Il che significa che da un certo punto di vista si è anche ridotto, diciamo, quello che è lo stigma, il pregiudizio nei confronti sia del disturbo mentale, sia dei servizi che si occupano delle persone con disturbo mentale. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare. La rete organizzativa di base che questa regione si è data e che ha quasi completato, anche se non è ancora del tutto completa, è il centro di salute mentale aperto 24 ore. Cioè è un centro di salute mentale che ha una certa dimensione, che ha 8 posti letto per un bacino di utenza di 50-70 mila persone, quindi che può accogliere delle persone indipendentemente dal ricovero in ospedale nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura. L'accoglienza è aperto, questo centro è aperto tutto l'anno, giorno e notte, feste comprese, no? E quindi è sempre funzionante, quindi è una presenza costante nel territorio. Poi abbiamo una rete di residenze, di strutture residenziali che non sono delegate, diciamo, al privato sociale, alle cooperative, nel senso che almeno in questo dipartimento e il centro di salute mentale, quindi i curanti, rimangono sempre i soggetti, diciamo, responsabili dei percorsi di cura delle persone. Però abbiamo una rete di strutture residenziali, ad esempio qui nel dipartimento che dirigo abbiamo circa un centinaio di posti che accolgono persone di tutte le età, ne abbiamo una per ragazzi giovanissimi, poi altre per persone di diverse età, alcune per persone un po' più anziane. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronauti. Quello che noi dobbiamo rovesciare è la disperazione, è il pessimismo, il pensare che i disturbi mentali non siano curabili. Invece sono in buona parte curabili, alcuni con grandissimi risultati con la guarigione, altri con forme di guarigione parziale. Alcuni invece sono ancora difficilmente guaribili. Quello che emerge è che prima si interviene, meglio è, questo dalla letteratura internazionale, e noi abbiamo anche sviluppato dei percorsi in questo senso, a parte il fatto che per alcuni anni il servizio di neuropsichiatria infantile era nel Dipartimento di Salute Mentale, quindi abbiamo lavorato insieme, abbiamo progettato alcune fasi comuni nell'adolescenza. Ma poi, da partire da questo, anche esiste un progetto regionale che si sviluppa negli anni, quindi che fa parte della programmazione regionale, per costituire un servizio di risposta precoce ai problemi dell'adolescenza, anche qui integrando i diversi servizi che solitamente lavorano in modo un po' indipendente, no? E su questo stiamo lavorando con grande soddisfazione. Quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calma. Dai bisogni dei bambini dobbiamo pensare, e qui riporto dei dati che sono dei documenti nazionali del piano materno-infantile di salute mentale nazionale, che su 100 ragazzi da 0 a 18 anni, 2 presentano handicap o patologie croniche che necessitano di interventi superiori a 8 anni, quindi continuativi e per tempi molto lunghi. Circa 6 soggetti su 100 presentano disturbi neuropsicologici o psicopatologici con diverse patologie e spesso con dei problemi che compaiono a 3-4 anni, poi si ridimensionano, il bambino sta meglio, poi il problema si ripresenta eventualmente all'inizio dei vari cicli di scuola o nei momenti di passaggio o di separazione, e che quindi richiedono interventi meno intensivi e più diluiti, ma che vanno sui 5 anni, insomma, che magari intermittenti, ma che hanno necessità di aiuto,
e 4 su 100 contattano i servizi in modo un po' sporadico e invece avrebbero bisogno di essere seguiti. Quindi in tutto siamo su un 12% dei ragazzini da 0 a 18 anni, che non è un numero da poco. Quando il pediatra si accorge che c'è un problema, invia il bambino al distretto. E dentro il distretto c'è un'equipe, diciamo a bassa soglia, che dovrebbe vedere le situazioni molto fluide nel primo momento in cui si crea un problema tra genitori, figlio, eccetera. Quindi seguirà i genitori in consultorio, quindi col consultorio familiare darà aiuto ai genitori per capire come lavorare col proprio bambino, e nell'equipe multidisciplinare territoriale seguirà il bambino con piccoli problemi di sviluppo o con problemi invece di inserimento scolastico, di certificazione per l'handicap o la disabilità, eccetera. Queste equip sono formate da un gruppo di lavoro composto da psicologo, logopedista, psicomotricista, fondamentalmente assistente sociale, e ha la collaborazione del neuropsichiatra. Il secondo livello invece dell'intervento è fatto qui in neuropsichiatria infantile, quindi per l'azienda 4 e un po' per tutta l'area vasta della provincia, poi ce n'è un equivalente per Pordenone, un altro per Trieste, per Gorizia, e questo servizio invece riguarda i problemi un po' più specifici, più difficili da seguire, più pesanti e che hanno la necessità di un intervento anche medico-sanitario un po' più impegnativo. E quindi appunto noi ci siamo organizzati in tre gruppi di lavoro. Il primo gruppo è quello che riguarda i bambini piccoli, piccolissimi, quindi il bambino di fascia di età 0-3, che poi arriva anche verso i 0-5, e che ha una classificazione diagnostica per la salute mentale particolare che è stata costruita da poco, quindi è abbastanza nuova, dei test, delle valutazioni specifiche che riguardano il bambino e riguardano la relazione tra bambino e la famiglia. Un gruppo che riguarda l'autismo, che il secondo gruppo riguarda un po' l'età scolare, quindi dai 6 ai 12 anni, e segue soprattutto problemi psicologici di tipo fobico-ossessivo, problemi che i bambini manifestano più facilmente a questa età, o i problemi del comportamento, che anche sono un altro problema emergente un po' del bambino, con l'attenzione a non focalizzare il problema del comportamento, ma avere l'attenzione sul bambino nella sua interezza, quindi a seguirlo con terapia della famiglia, con gruppi di tipo metacognitivo, psicoeducativo, con gruppi più neuropsicologici sui temi dell'attenzione, della memoria, col parent training, teacher training ed eventualmente in alcuni casi in cui questo serve anche con terapie farmacologiche. Terzo gruppo sono gli adolescenti, e sono parecchi, seguiti dal servizio. Gli adolescenti vuol dire dai 12 ai 18 anni e seguiamo diciamo un'ottantina di ragazze con disturbi del comportamento alimentare di tipo restrittivo, di tipo bulimico o misti, e altrettanti o forse anche di più ragazzi con problemi esternalizzati, quindi con disturbi dell'attenzione, disturbo della condotta, difficoltà a frequentare la scuola, o con disturbi internalizzati con aspetti di tipo fobico, ansiosi, ragazzi che si chiudono in casa, che vivono sul computer, che richiudono progressivamente le iniziative. In particolare con questo gruppo abbiamo costruito e inventato un po' una stanza dei ragazzi dove stiamo sempre più spostando l'attenzione non tanto all'intervento individuale, farmacologico, psicoterapeutico sul singolo ragazzo, che ovviamente serve e si fa, quanto sul tirarli fuori di casa, perché molti di loro stanno chiusi in casa. Noi adesso abbiamo 12 ragazzi adolescenti che stavano chiusi in casa e che adesso vengono qui, si fanno il caffè, fanno colazione, chiacchierano con noi. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia sono più di 100.000 i soggetti con patologie psichiche e mentali, circa 7.000 solamente nella USL 9 di Treviso. Questo per capire quanto la problematica sia attuale e presente, anche se a 30 anni di distanza l'approccio, la cura e la riabilitazione siano profondamente cambiati. Le aziende sanitarie, le prime a farsi carico dei soggetti con disabilità psichica, agiscono con una modalità a rete. Le persone con malattie mentali più gravi sono persone che hanno bisogno di un'assistenza. Allora ci sono due momenti particolari. C'è un momento, diciamo, in cui la malattia si manifesta acutamente all'inizio, e questo vale sia per le malattie più gravi che per quelle meno gravi. Sto pensando da una parte, come esempio di malattia grave, alla schizofrenia, per esempio, che è una delle più gravi malattie dal punto di vista mentale, o invece, per esempio, come forma meno grave, a forme di ansia o forme di depressione che sono molto curabili e che nel giro
di qualche mese possono trovare una facile regressione. Quindi c'è una fase comunque in cui la malattia si manifesta, e lì è importante un intervento tempestivo, bisogna che ci siano medici, che ci siano delle cure adeguate. Con questo spesso accade sia a livello ambulatoriale, nei centri di salute mentale, sia in ospedale se c'è bisogno di un ricovero o di una situazione più intensiva di cura nei servizi psichiatrici di Angio Cura. Oggi ne abbiamo in tutta la regione, ogni USS ha il suo servizio psichiatrico, ogni USS ha i suoi centri di salute mentale, ce n'è uno per distretto nella nostra USS, quindi la situazione è molto ben presente. I centri di salute mentale sono luoghi dove le persone possono recarsi direttamente o su invio del loro medico di medicina generale. Sono comunque strutture aperte ai bisogni della popolazione, possono andarci le famiglie se hanno problemi con un congiunto, chiedere informazioni, chiedere notizie, fanno visite domiciliari. Se c'è bisogno di un intervento a casa, i centri di salute mentale devono fare un intervento domiciliare, perché se la persona non può raggiungerli o ha difficoltà a raggiungerli o non è completamente convinta di farlo, c'è la possibilità di andare a valutarla a casa. Quindi è importante la prima fase, quella dell'approccio. Una volta che ci si trovasse di fronte a una situazione poi che ha un'evoluzione seria, grave, perché si tratta di una malattia grave, e per fortuna è una minoranza delle situazioni, ecco che inizia quella fase riabilitativa che necessita di strutture di appoggio importanti, se parliamo per esempio del fatto che la persona ha bisogno di stare in una casa diversa dalla sua, in una comunità. Ecco, allora stare in una comunità è un posto dove ci sono degli operatori che ti assistono, e questo è un primo percorso possibile, molto intensivo. Abbiamo comunità di diverso livello di protezione, nel senso che protezione significa presenza più o meno intensiva degli operatori, fino ad arrivare, quando un percorso riabilitativo va a segno, a situazioni nelle quali le persone vivono in una casa con grande autonomia, i gruppi appartamento o comunque case dove le persone hanno sostanzialmente un supporto esterno ma vivono in completa autonomia. La prima fase quindi è strettamente legata alle strutture sanitarie, dipartimento psichiatrico, centri di salute mentale, eventuali strutture protette semi-residenziali per i casi che necessitano riabilitazione permanente o quantomeno di medio-lungo periodo. Poi entra in gioco il privato sociale, le cooperative per capirci, che offrono un servizio in rete con l'azienda sanitaria per la riabilitazione e il reinserimento sociolavorativo, servizi diurni o anche in questo caso potenzialmente residenziali. Col privato sociale abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando e svilupperemo, perché su questo l'azienda ha avuto degli scontri positivi e tende investire in maniera significativa per dare risposte alle persone, per esempio nell'ambito della residenzialità, cioè della creazione di comunità terapeutiche che siano sempre più adeguate nella loro organizzazione a quella che sono i bisogni appunto delle persone, quindi comunità terapeutiche con la presenza di operatori qualificati, coerenti a quelle che sono le normative del cosiddetto accreditamento, che significa dare tutte quante quelle ore, quella presenza di persone, quegli spazi che sono necessari per poter avere al meglio un'attività di tipo riabilitativo. E poi naturalmente è importantissimo il rapporto con il privato sociale nell'ambito degli inserimenti lavorativi, nel senso quello che le cooperative fanno, offrendo opportunità appunto di inserimento e di inclusione sociale. Noi sappiamo quanto il lavoro sia uno strumento formidabile per andare verso una riabilitazione dell'aspetto psicosociale. Una persona attraverso il lavoro senz'altro ottiene grandi miglioramenti, grandi consiglieramenti di quella che è la sua capacità di autonomia e di rapporto con il territorio. Il lavoro quindi è la chiave fondamentale per aprire al soggetto con patologia psichica le porte della società, dell'inserimento, della dignità e dell'autostima. Molte infatti le cooperative che fanno di questo una mission, creare lavoro per soggetti svantaggiati, tra loro in gran parte proprio quelli con malattia mentale. Non solo le cooperative sociali si occupano di inclusione lavorativa di persone con patologia mentale, ci sono molti altri enti o, come si dice adesso, portatori di interesse. Il SIL, per esempio, il Servizio per l'Integrazione Lavorativa, il Centro per l'Impiego e ci sono anche molti modi diversi di fare inserimento lavorativo. Io credo che il concetto sia un po' quello della cassetta degli attrezzi, nel senso che i percorsi che esistono, come sono strutturati, con le loro caratteristiche, possono essere in qualche modo assimilati a degli attrezzi
che si usano in base alla situazione, in base al tipo di lavoro che si va a fare. L'attrezzo giusto per il lavoro giusto, e fuori di metafora il percorso giusto per quella persona, con le sue caratteristiche, con le sue anche speranze, con le sue aspettative, con i suoi bisogni e con le sue capacità, perché la patologia mentale non è un criterio che rende tutti quanti uguali. Può essere diversa la difficoltà della persona, ma al di là della difficoltà ci sono persone che sono sempre diverse, e per cui è importante non affinare solamente una tipologia di percorso, ma creare delle possibilità, e meglio ancora se queste possibilità sono in rete tra loro, in modo appunto da permettere anche dei passaggi da situazioni di maggiore assistenza a situazioni di minore assistenza, di situazioni dove l'accompagnamento è più importante a situazioni dove alla persona è lasciata maggiore libertà e autonomia di fare. Come la cooperativa alternativa, che impiega i suoi soci soprattutto nell'ambito dei servizi alle pubbliche amministrazioni e settore ambientale, così la cooperativa Solco, che fornisce ad aziende servizi di assemblaggio, imballo di materiale, controllo funzionale e qualitativo del prodotto. Solco da ormai 20 anni, peraltro quest'anno è il ventennio, il nostro 20° compleanno, ha focalizzato su tutti questi aspetti. In particolare è partita dalle persone e dalle loro potenzialità, quindi non come spesso si concepisce il disagio mentale, con le loro limitazioni, ma con le loro risorse. Ha sfruttato nel tempo queste risorse, nel senso che le ha utilizzate per far sì di sviluppare percorsi di formazione lavoro, di inserimento lavorativo, tutto questo dentro una cornice di impresa. Difatti la nostra è un'impresa sociale. Il nostro compito è di favorire l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo utilizzando lo strumento del lavoro. Il lavoro diventa per noi quindi produttività, produzione. Noi ci sosteniamo prevalentemente con la produzione da lavoro, e diventa poi un mezzo per fare in modo che le persone sviluppino al massimo le loro potenzialità. Diversamente non potrebbero farlo, perché hanno effettivamente alcune limitazioni che non gli consentono di entrare nel mondo competitivo, ma gli consentono comunque all'interno della cooperativa di esprimere il loro meglio, rapportato a quello che ognuno di loro può dare. Noi abbiamo partnership con aziende molto importanti del territorio, queste le abbiamo costruite nel tempo proprio grazie al supporto dei nostri soci, alla nostra organizzazione aziendale, perché di fatto poi noi collaboriamo nell'ambito industriale con aziende profit che hanno interesse sicuramente per la nostra mission sociale, ma che ci scelgono per la nostra flessibilità produttiva, per la nostra produttività ed economicità, e quindi voglio dire non è una scelta che fanno a caso, è un modo concreto di coniugare l'aspetto produttivo con quello sociale. Indubbiamente queste persone hanno molto da dare se messe nella condizione ideale per farlo. Fondamentale anche per il privato sociale non diventare autoreferenziale, non rischiare la ghettizzazione, per quanto in buona fede. Ecco quindi che l'apertura al territorio delle strutture o delle associazioni è un valore aggiunto, come la semplice ma efficace esperienza delle letture animate, gestite proprio insieme a soggetti con disagio mentale. Noi qualche anno fa, 2 anni fa, abbiamo pensato un'attività nello specifico, quella di dire: pensiamo un'esperienza che possa essere destinata a un pubblico fuori, un servizio utile fuori, e insieme abbiamo pensato alle letture animate, che è un modo che supera un po' i confini, anche gli stereotipi nei quali spesso leggiamo le persone, le situazioni, e ci permette di andare oltre, che è la chiave di lettura per l'inclusione sociale. Il primo aspetto è che abbattiamo ogni barriera. Le barriere architettoniche spesso vengono concepite come gradini, come solo qualcosa di fisico. In realtà noi abbiamo delle barriere architettoniche anche dentro la nostra testa, e pensiamo che parte delle persone possano solo essere fruitori di servizi. Invece noi abbiamo dimostrato che è possibile che questi siano risorsa, che queste persone possano essere risorse. Guardare a queste persone con disagio mentale, a soggetti non solo di diritto, ma potenziali risorse per il territorio e la società, questo è il grande passo in avanti fatto dalla riforma della psichiatria, accelerata dalla legge Basaglia ad oggi.
Sì, credo anch'io che siano stati fatti degli enormi passi in avanti e che forse, almeno nelle forme antiche di discriminazione, certi comportamenti, certe prese di posizione non siano presenti, e anche grazie a un grande lavoro che è stato fatto di sensibilizzazione e spiegazione. La malattia mentale però è pur sempre un grande interrogativo, perché ha a che fare con le persone che sono diverse, che sono molto spesso si rimanda a situazioni che sono difficili anche da comprendere. Io credo che il fatto che le persone poi appunto riescano a recuperare questa autonomia, vadano a vivere per conto proprio, lavorino, facciano le loro attività, sia poi alla fine uno dei messaggi più forti che insieme si possa passare, cioè quello che queste persone, pur con le loro difficoltà, possono riprendere una vita assolutamente nella norma. Le cose sono sicuramente cambiate in maniera determinante ed è bello poter dire che del manicomio non abbiamo più bisogno, perché in particolar modo negli anni 80 è stata una sfida dover dimostrare che si poteva fare senza. Molte persone credevano che non si sarebbe potuto fare senza, che ci voleva la grande istituzione, che la logica della segregazione fosse l'unica logica possibile, nel senso che chi stava male doveva appunto essere marginato, segregato, custodito, e che questa era l'unica cosa che si poteva fare. Questo credo che oggi si possa dire che non è più così, che c'è una convinzione molto diffusa che la segregazione non sia la strada da prendere, ma la strada da prendere sia l'inclusione, cioè dare alle persone quei diritti appunto di appartenenza, di cittadinanza, eccetera. Dire che abbiamo risolto tutti i problemi, no, questo non sarebbe onesto, non sarebbe corretto, soprattutto voglio dire, noi sappiamo che abbiamo una continua evoluzione, no, della malattia mentale, del disagio mentale, che non è una cosa fissa, non è una cosa che si manifesta nello stesso modo in epoche diverse. Già in 30 anni le cose sono molto cambiate, forme e gravità che si vedevano 30 anni fa oggi non si vedono più e se ne vedono altre. Basta che pensiamo a tutte le problematiche legate ai cosiddetti disturbi di personalità, al fatto che c'è un utilizzo per esempio delle sostanze oggi molto preoccupante, che è molto pericoloso per la salute mentale dei giovani, perché poi alcuni giovani particolarmente predisposti a causa dell'uso di sostanze possono sviluppare disturbi mentali, cioè tutta una serie di problemi che una volta non si vedevano, che oggi si vedono e che sono prioritari, assolutamente prioritari, ci fanno capire che non bisogna mollare la presa da una parte, e dall'altra che va consolidata questa capacità sociale di dare risposte a quelle che sono il disagio e la difficoltà. Cioè se la cosiddetta rete ha intelligenza, autonomia e solidarietà e capacità di dare risposte, ecco che il problema è gestibile. Se la rete cede, ha dei buchi, se non si è più in grado di dare risposte, ecco che la persona col bisogno rimane da sola, e se quando una persona con un bisogno grave e non autonoma rimane da sola, non ce la fa, e se non ce la fa falliamo tutti. Credo che su questo non vada assolutamente mollata la presa, credo che dovremo evolvere ancora cercando di fare tesoro di quello di buono che c'è, che è stato fatto nella nostra realtà, ma anche in tante realtà, e con un occhio sempre attento e critico alle cose che non vanno, che ripeto ci sono, ci saranno sempre purtroppo, ma devono essere uno stimolo.